me la bici è il mezzo perfetto, semplice, efficiente. Quando pedali in mezzo alla natura senti solo il rumore dell'aria, senti te stesso e in un attimo diventi tutt'uno con questo mezzo. E secondo me se ti permette anche di viaggiare in semplicità e di scoprire il mondo, allora sì che diventa il mezzo per eccellenza. Partire da casa assume un significato molto profondo per me. È come se ci fosse un filo conduttore a qualsiasi luogo che si abbia intenzione di raggiungere, in questo caso Finisterre, che prima della scoperta dell'America era il punto più estremo delle terre conosciute. Ed è anche la fine del cammino di Santiago che ho già percorso a piedi, quindi raggiungerlo da casa è una cosa che mi piace tantissimo. Mi piace vedere come cambia il paesaggio e come a ritmo di pedalata in questo caso si possa arrivare così lontano. L'idea di partire da casa rende anche l'arrivo estremamente bello e piacevole. È come quando si sale una montagna che si fa tanta fatica per arrivare in cima, soltanto che in questo caso la nostra montagna è durata 21 giorni di viaggio. L'idea di partire c'era, avevo bisogno di un compagno di viaggio. Allora mi è venuto in mente Pietro Francese, anche se non lo conoscevo di persona. Gli ho scritto un messaggio, gli ho proposto appunto di fare Finisterre in bicicletta partendo da casa e lui si è reso subito disponibile, entusiasta insomma di questo progetto e ha detto se riesco ci sono. E una cosa simpatica è che mi ha risposto Francigena più Cammino di Santiago, mi fanno santo, sarebbe una bella combo. Quando ho ricevuto il messaggio da Omero ero felicissimo perché seguo abitualmente i suoi video e i suoi contenuti e quindi ho pensato che fare un'avventura insieme sarebbe stato qualcosa di incredibile. Io in particolare in quel preciso momento stavo già viaggiando in bicicletta, anzi ero alla fine di un viaggio lungo più di un mese lungo la via Francigena e stavo già pensando alla prossima avventura, anche perché chi viaggia in bicicletta lo sa bene, quando si sta finendo un viaggio già si pensa alla prossima sfida. Quindi ho deciso di cogliere la palla al balzo ed è stato molto bello conoscere Omero, soprattutto perché noi non ci eravamo mai incontrati prima, ma è stato anche importante farlo perché abbiamo dovuto studiare e pianificare bene tutte le tappe del viaggio. Io in particolare sono partito da Marsiglia e non da Padova come ha fatto Omero, quindi abbiamo anche dovuto organizzarci per incontrarci sul tragitto per poi proseguire insieme lungo il Cammino di Santiago. Effettivamente la situazione è iniziata a scaldarsi al terzo giorno di viaggio con l'arrivo a Torino, uno perché non c'ero mai stato a Torino e due perché dei ragazzi mi hanno portato l'aperitivo una volta arrivato e questa cosa è stata bellissima perché sono proprio entrato in modalità cammino e parlare con loro, persone sconosciute, ho proprio sentito l'accoglienza del viaggio ed è stato incredibile. E parlando di montagna, parlando di bivacchi, abbiamo organizzato un bivacco per il giorno dopo piuttosto che dormire in tenda perché io il giorno dopo sarei dovuto andare al Moncenisio. E quindi così è stato perché il giorno dopo sono partito da Torino, sono salito sul Moncenisio, è stata una tappa molto dura, molto impegnativa, c'era tanta salita. Una volta arrivato lì ho caricato la bici in macchina dei ragazzi, mi hanno dato uno zaino con il quale ho potuto mettere le cose che mi servivano per il bivacco e siamo partiti per questa esperienza che era un po' improvvisata, non c'entrava con il viaggio che stavo facendo e dal pedalare praticamente tutti i giorni mi sono trovato a camminare per andare un bivacco ed è stata un'esperienza incredibile. I ragazzi sono gentilissimi dei grandi, mi hanno portato lo zaino, altrimenti non avrei potuto fare questa camminata dato che sono in bici con le borse. Notte in bivacco partendo da Padova, qui in Francia. Siamo in Francia.
Siamo in Francia, raga. In Francia. Adesso andiamo a vedere qua sul cartello cosa dicono. Lago di Moncenisio. Adesso noi siamo qui e facciamo tutto questo sentiero qua e arriviamo al bivacco Annibale e sono solo 300 metri di dislivello, quindi ottimo, e andremo via un po' più spediti, anche perché io ho le scarpe da ciclismo che hanno il tacchetto sotto che fa rumore sui sassi, però la suola in Vibran, speriamo bene. Peggiorata di parecchio, però noi continuiamo a seguire il sentiero e siamo fiduciosi, stiamo camminando bene, fa anche abbastanza freddo, più vicino non si vede niente. Adesso ho 120 km per Chambéry, vediamo se riusciamo ad arrivare. Ho guardato le previsioni meteo e non promettono per niente bene fino anche a domani, quindi è da capire. Sì, il viaggio non è sempre rose e fiori. Arrivano anche le giornate un po' più tristi e dopo il bivacco l'ingresso in Francia appunto non è stato dei migliori perché ha iniziato a piovere molto forte e questa pioggia è durata per 3 giorni. Quindi sono state delle giornate molto impegnative dove ho dovuto veramente stringere i denti. Tra l'altro una cosa che mi è successa è che ho anche sbagliato strada a un certo punto e quindi ho dovuto allungare di parecchio una tappa che mi ero prefissato di fare, e tutta comunque sempre sotto l'acqua. Penso siano state le giornate più impegnative che ho affrontato in bicicletta. Ero convinto di seguire una strada corretta, invece ho preso una brutta direzione e quindi mi sono spostato di almeno 20 km fuori. Adesso sto tornando, diciamo, un po' indietro per poi riprendere un'altra strada che mi porta verso Valenza, ma oddio, ho fatto proprio un errore, non ci ho pensato e questo mi costa almeno 30 km in più sotto sta pioggia. Cavolo, sono troppo arrabbiato. Devo stare molto più attento. Ciao raga, ci vediamo nel futuro quando avrete anche voi una bici. Per me il vero viaggio è iniziato quando ho incontrato Omero a Nîmes, davanti all'arena di Nîmes, che mi è sembrato come di essere a Verona, quindi è stato un arrivo un po' strano, però è lì che ho sentito che il viaggio poteva iniziare. Tra l'altro già il primo giorno è stata una tappa bellissima, dove abbiamo concluso dormendo in tenda in dei vigneti e lì ho capito che finalmente l'avventura poteva cominciare. Off road, in fondo si vedono i Pirenei, ci siamo raga, ci siamo, 20 km da Montpellier. Siamo in mezzo ai vigneti, uh-huh, e abbiamo piazzato le tende in una sorta di boschetto. Niente, ci facciamo una pasta con un sugo, un finto italiano. Ma che roba! Poi abbiamo delle patatine, abbiamo preso 2 birrette,
E niente, oggi ci siamo sparati un 130 comunque, no? Con tanti problemi, guarda, aspetta, questo facciamolo vedere problemi. Agli amici a casa, perché Beppe Pigazzi sarebbe molto orgoglioso di sapere. Ah no, è la Napolitane. Tra l'altro è il supermercato che si chiama Casino. Ci siamo fermati a mangiare una pizza in, penso, nella peggior pizzeria di Caracas. Cioè, il bagno c'è, ma senza il lavandino, chissà le pizze, però abbiamo fatto 70 km, penso una giornata tostissima oggi, perché c'è un vento veramente incredibile, tutto gonfio. E stiamo facendo una fatica bestia. La pasta non è cotta. Ma perché è gialla? È vero, olio. È incredibile come abbiano finito tutto l'origano italiano. Di pieno di origano. Best quality. Roba, do you like it? It's okay. È stata una tappa in particolare che non dimenticherò mai. Quel giorno è stato sia tosto dal punto di vista fisico, ma anche bellissimo dal punto di vista umano. Bene, quella mattina ci siamo svegliati stanchissimi da 3 giorni passati a pedalare contro vento. Cioè, nel senso, io ero stanchissimo, Omero non era per niente stanco. Ma comunque siamo riusciti a pedalare più di 150 km, passando anche da Lourdes, sempre perché Omero è riuscito a convincermi a passare da Lourdes, per terminare la nostra tappa a Pau, una città veramente bellissima. Ma la cosa più bella è stata conoscere Didier, un amico di amici che noi non conoscevamo e che ci ha ospitato, ci ha aperto le porte di casa sua, ed è stato veramente bellissimo perché ci ha fatto trovare un cartello di benvenuto, ci ha preparato una cena squisita con prodotti tipici francesi, anche la mattina dopo ci ha preparato dei dolci veramente buonissimi. E è stato veramente molto bello, perché è vero, è stato impegnativo, però questo è qualcosa che ricerco durante i miei viaggi in bicicletta, e lì mi sono sentito veramente veramente in viaggio. Dottore Bon, messieurs les Italiens. Com'è che è? Le bon. Buona foto. Wow. Come faccio a descrivervi il fatto che un'amica di Pietro ha viaggiato in bicicletta con un signore e ci ha girato il contatto, e noi siamo venuti a casa di questo signore che ci ha ospitato, ci ha dato questa camera, abbiamo mangiato con lui, ci ha preparato il risotto, la carne, il patè, il dolce, il vino. Io come faccio a descrivere una cosa tanto bella in Francia, a Iron, in un paese mai sentito, persone mai viste che ci accolgono come dei figli? Questa è stata la giornata di oggi, dopo 157 km, dopo aver visto Lourdes partendo da Padova. Ditemi voi. La felicità è tantissima, finalmente l'inizio del Cammino di Santiago. Siamo arrivati a Saint-Jean-Pied-de-Port.
questo è il cartello della Navarra. Siamo ufficialmente in Spagna. Un'altra pellegrina che io non posso dimenticare è questa ragazza che abbiamo conosciuto. Cioè, lei era con una bici pieghevole. Sì. Te la ricordi? Sì, sì. Sì, con lei siamo andati fino alla Fontana del Vino. E poi, tra l'altro, cioè tu che sei rimasto un po' più in contatto, ha trovato un altro che viaggiava in bici, sì, con la bici pieghevole. Che è partito da Lucca. Sì, che solo nel cammino puoi trovare queste coincidenze di persone. E a proposito di coincidenze... A Fonse Badon io ho trovato un ragazzo con cui avevo camminato sulla via Francigena tipo l'anno prima, ma non ci eravamo messi d'accordo. E quindi è veramente... È incontrato così a caso? Il cammino è magico su questo punto di vista qua. Abbiamo seguito un pezzo di Google Maps, ci siamo persi in mezzo alle vigne. Abbiamo trovato questi signori che ci hanno offerto una pera e adesso delle mandorle. Ma siamo veramente in mezzo... A nulla, cioè ci siamo persi, non riuscivamo a capire dove andare. Il posto che mi ha sorpreso di più anche questa volta, sia quando l'ho fatto a piedi sia adesso in bicicletta, sicuramente sono state le Mesetas. E mi hanno lasciato un senso di libertà unico ed è incredibile come passando per questa strada in mezzo al nulla in realtà hai tutto quello che ti serve per essere felice e goderti al massimo il viaggio. Abbiamo appena fatto uno dei pezzi più belli in assoluto, una discesa epica. Ci sono parole, cioè... Indescrivibile. Guarda, io vorrei tornare indietro, rifarmi la salita per rifarmi la discesa perché è stata una goduria. Invece lungo il cammino ti ricordi di Amerigo? Che era scalzo. Sì, com'è che l'abbiamo incontrato? Eravamo prima di Ontanas, questo paesino bellissimo che è in mezzo al nulla ed è praticamente in una fossa, diciamo, perché tu sei su questa strada drittissimo, a un certo punto vedi sbucare fuori un campanile, scendi giù per una strada e arrivi al paese in mezzo al nulla e l'abbiamo trovato poco prima che stava camminando col suo cane... Bellissimo. Piccolissimo, sì. Vedi lui, un omone gigantesco e il cagnetto piccolissimo, sì. Però lui era scalzo. Questo tipo sardo e poi la sera abbiamo mangiato tutti insieme. Che bello, sì. E la mattina dopo
la giornata più fredda di tutto il viaggio, perché c'era un grado. Mamma mia, fa un freddo! Un freddo! Fa troppo freddo! Spero ci sia qualche salita, perché sennò non mi scaldo più. Ed eccoci finalmente a León Centro Centro. Siamo arrivati fino a qua in bici. Viaggio principalmente per godere le bellezze della natura, e penso che in ogni viaggio, in ogni escursione che vado a intraprendere, sia un elemento che non manca mai. Ed è bellissimo come anche in questo viaggio la natura mi abbia sorpreso. Ci sono state delle albe che porterò sempre nel cuore. Adesso ha già smesso, però è bastata quella pioggia a far emergere il profumo del bosco che c'è qui alle mie spalle. È proprio un bel profumo. Adesso vedo qui la croce qui davanti. Piovigina un po', è un momento magico. Appena adesso ho lasciato il sasso che avevo preso da casa e portato fino a qui alla Cruz de Ferro. È un momento molto bello qui sul cammino, perché il sasso è il simbolo dei pesi, delle cose inutili che ci portiamo dietro o delle cose che vogliamo cambiare in noi stessi, e sono quei pesi che ci rallentano nella vita, e appunto sono dei pesi che ci portiamo dietro. E in maniera simbolica ho portato questo peso da casa per lasciarlo qui e viaggiare più leggeri ed essere delle persone migliori. È un simbolo bello perché ti aiuta a crescere, a migliorare, attraverso proprio il gesto di lanciare il sasso qui alla Cruz de Ferro. È veramente un posto magico. Chissà quanti sassi, quanti pesi, quanti pensieri di altri pellegrini
sono stati lasciati qui. Io in maniera simbolica, appena arrivato qui, ho messo il sassolino dentro la scarpa e l'ho tirato fuori dalla scarpa per darci ancora più significato, che quando hai il sassolino nella scarpa, cioè, ti dà fastidio, lo devi togliere. Ecco, anche noi nella vita ci sono delle cose che vanno lasciate, e quindi è un augurio anche che faccio a voi di lasciare dei pesi inutili, e se potete lasciateli anche alla Cruz de Ferro, così passate per questo posto meraviglioso. Dalle Mesetas alla montagna è un attimo. Siamo qui abbastanza riparati per la pioggia, pronti per qualsiasi cosa. Insomma, a parte il dislivello devastante che ci aspetta. Salitone. Entriamo in Galizia e giustamente inizia a piovere. Non pioveva da un bel po' di giorni. Si spinge. Dopo oltre 2000 km da casa, siamo qui in salita a prendere acqua. Va bene così. È giusto così. Non bisogna prendere paura dalla salita, dalla fatica. Bisogna andare avanti sempre. Ti guardi un po' intorno. Pensi ai fatti tuoi. Pensi a non farti investire dalle macchine. E si arriva in cima felici, testa alta. In questo viaggio non penso di aver superato i limiti. Ci sono state delle giornate molto impegnative, molto dure, ma non penso di aver superato i limiti. E questo per dire anche che qualsiasi persona potrebbe affrontare viaggi del genere. Forse i limiti ce li mettiamo noi alle cose. E poi effettivamente bisogna mettersi là e dire ok, la faccio, parto, mi metto in gioco, e effettivamente poi vedi che ci riesci a fare le cose, e allora sei la persona più felice del mondo. Scale. Madonna. Qui in piazza non potevo non conoscere per la prima volta un fotografo in cammino. Ciao! Eccoci qua. Cosa hai scritto te che hai vinto un bel premio? Ho vinto un concorso mondiale di poesia sul Cammino di Santiago. Quindi vai a ritirare domani a Madrid? Il 22 a Madrid. Ok. E adesso gli ho chiesto se ce la può leggere per noi. E buon cammino a tutti intanto. Tejé. Dejé mi casa florecida, una mochila ahora tengo. Dejé mis zapatos elegantes, cinco ampollas me embellecen. Dejé unos padres preocupados, su recuerdo en mi mente. Dejé un amor complicado, mil de amigos ahora tengo. Dejé mis grandes problemas, bajo la cruz una piedra dejo. Dejé mis comodidades, dos bastones me sostienen. Dejé mi modo de mirar, ahora no sé qué juzgar. Dejé mi miedo de perderme, ahora flechas me acompañan. Dejé mi superioridad, ahora último voy a llegar. Dejé mis quejas sin pensar, ahora sé lo que es felicidad. Dejé todo lo que era, ahora soy yo de verdad. Ed eccoci qua anche l'ultimo giorno di viaggio. Siamo ancora a Santiago e devo ringraziare Super Silvia che ci ha ospitato. Adesso siamo venuti un attimo qui alla cattedrale per entrare, dato che ieri c'era una fila incredibile. Abbiamo dato uno sguardo dentro ed è bellissimo adesso perché hanno finito tutti i lavori. Adesso noi partiamo con destinazione Finisterre, ultima tappa di questo viaggio. Abbiamo 80 km, più o meno 1000 di dislivello, tanto vento contro perché abbiamo visto che su Windy ci sarà un po' di vento oggi, soprattutto il pomeriggio, quindi speriamo bene. È sempre un certo che lasciare Santiago per una nuova destinazione. E adesso ci mettiamo in sella e iniziamo a pedalare. È dura oggi. Finisterre si fa aspettare.
Sono 66, si fa 144. Attendere. Sta alzando il vento che era stato previsto ieri, che abbiamo guardato su Windy. Per ora è laterale, forse verso la fine ce l'avremo un po' frontale. Ma ormai non ci ferma più nessuno. Attenzione, l'oceano in vista! Woohoo! Quando ho visto in lontananza il chilometro zero, ho pensato, eccoci qua, è la fine. Non bisogna aspettarsi nulla da Finisterre, dal chilometro zero, da quella colonnina, perché alla fine è lei che ci ha dato il viaggio. Tutte le esperienze che collegano casa a questo posto sono la vera ricchezza. Sono stati 21 giorni dove mi sono sentito più vivo che mai, giorni meravigliosi che mi hanno portato fino a qui. Fino alla fine del mondo in bicicletta. Wow, è assurdo.